Si chiama Yevstakij Zelinskij, per gli amici Stas, il 27enne ucraino di Leopoli che insieme alla madre Alina ha lasciato il suo paese in guerra per trovare cure più efficaci per la sua malattia. Affetto da una patologia neurologica e gravi difficoltà di deambulazione, ad aprile è arrivato a Casa Sollievo della Sofferenza, l'opera di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, grazie all'aiuto di un gruppo di volontari guidati dal regista Antonio Giampaolo. Arrivato in Puglia, Stas aveva con sé una diagnosi di malattia neurologica complessa da 10 anni, definita come sospetta sclerosi multipla, ha sottolineato Giuseppe Dorsi, dal mese di maggio, direttore dell'unità di neurologia di Casa Sollievo della Sofferenza. Rivedendo un po' la sua storia, i suoi dati clinici, il suo peggioramento nel corso pure della degenza con una sintomatologia neurologica acuta e anche polmonare, ci ha permesso in realtà un po' di rivedere tutta la sua storia e la sua diagnosi e attraverso un approccio multidisciplinare, quindi con coinvolgimento anche di diverse professionalità, dei neuroradiologi, neuroreumatori, ovviamente i neurologi, abbiamo raggiunto una diagnosi di precisione in realtà di una malattia complessa, di un'encefalite associata a degli anticorpi anti-MOG. È una malattia autoimmune sicuramente rara che coinvolge il sistema nervoso centrale ed è legata a degli anticorpi che agiscono contro una glicoproteina presente proprio sulla guaina mielinica. Il cammino sicuramente è molto lungo, non irto di difficoltà, come peraltro anche il cammino della nazione del nostro paziente, che senz'altro continueremo a seguire anche a distanza, seguendo diciamo dei principi di solidarietà e di affetto verso una persona sofferente che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi mesi. E immediatamente abbiamo risposto di sì, quindi ci siamo organizzati da quel momento in poi per permettere a Stas di superare i confini ucraini e passare in Polonia, poi con un volo per Roma e infine è arrivato a San Giovanni Rotondo. Ormai è 6 mesi che è qui, i nostri medici si sono presi di cura, in cura di lui, tutto il reparto ha preso a cuore questa sua storia di questo ragazzo scappato da teatro di guerra insieme alla mamma in cerca e bisogno di cura. Beh, ok, sei stato bene con noi, stai bene con noi? Sì. Stas non vede l'ora di tornare a casa, però Stas è anche contento di star qui con noi, quindi questo è un motivo in più per cui effettivamente continueremo a seguirlo, lui insieme alla mamma, sempre molto attenta e premurosa verso questo giovane figlio. Very, very good. Vogliamo ringraziare tutti, ha detto Stas, che sarà dimesso nelle prossime settimane. Innanzitutto Antonio e volontari di Missione Maestro che ci hanno portato fin qui a San Giovanni Rotondo per le cure. In ospedale ci sentiamo in famiglia. Non smetteremo mai di ringraziare medici, infermieri, OS, tecnici e tutto il personale con il quale abbiamo stretto una bella amicizia. Grazie all'Italia per tutto l'affetto e per le cure. Non lo dimenticheremo mai.